La salvaguardia del patrimonio culturale in emergenza è una delle sfide più complesse a cui sono confrontati i sistemi di protezione civile, così come è stato dimostrato anche dalla recente emergenza del terremoto Centro Italia 2016-2017. Per cercare di condividere le esperienze che abbiamo maturato a livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile ha proposto alla Direzione Generale ECO della Commissione Europea un progetto mirante a definire degli standard e una metodologia di intervento in caso di catastrofe per la tutela del patrimonio culturale in emergenza. Il progetto ProCalter, che si concluderà alla fine del 2021, ha permesso a un consorzio guidato dal Dipartimento della Protezione Civile, a cui hanno partecipato la Protezione Civile della Francia, della Turchia e della Regione di Castiglia e León della Spagna, con il sostegno tecnico da parte di ICROM e della Fondazione Allergarten Villa Montesca, di lavorare per cercare di identificare una metodologia europea sulla salvaguardia dei beni culturali in emergenza. Oggi noi stiamo utilizzando questa metodologia, che è il frutto del lavoro degli ultimi 2 anni, in un corso di formazione a cui partecipano oltre 40 esperti provenienti da 15 paesi europei, in cui da una parte cerchiamo di dare gli strumenti che permetteranno in un futuro di lavorare insieme secondo standard condivisi. Dall'altra parte permette anche agli esperti di questi paesi di acquisire buone pratiche, conoscere delle buone pratiche sviluppate da altri paesi e poi applicarle nei paesi di origine.